naso grosso da vicino, in realtà c'ho un piccolo nasino assolutamente delizioso. Che dire, siamo qua perché la situazione della Sky è una situazione che si sta propagandando, ahimè, in tutta Italia. Si tenta di curare una crisi economica tagliando i più deboli e mandando avanti la legge della giungla, no? Il più forte va avanti. È una situazione in cui non c'è nessun tipo di rispetto per la famiglia, per le persone, per i lavoratori, non c'è rispetto per chi ha portato soldi, ha portato tanto tempo alle fabbriche. È sempre stato così, ma sta peggiorando. Credo che il ruolo di qualsiasi cittadino, al di fuori del ruolo professionale che ha, nel nostro caso musicisti, sia quello di stringersi attorno a questi problemi, perché sono problemi che riguardano tutti noi. Io voglio vivere in un mondo sereno, in un mondo in cui si lavora tutti hanno di che mangiare, coprirsi e mantenere una famiglia, essere allegri e sereni, e non smetteremo mai di lottarsi. Questa è la prima volta che ci occupiamo della SCA, grazie a Pauma, sarà un abbraccio che durerà finché non saranno risolti i problemi, così in tutta Italia, così ovunque ci sia questa disgustosa sopraffazione da parte di chi ha il potere nei confronti di chi ha soltanto l'umanità e non ha più nient'altro, ha una grande dignità. Per cui lunga vita a questo tipo di lotte, speriamo finiscono perché non ce ne sia più bisogno. E, che dire, un abbraccio a tutti quelli che hanno perso il lavoro, siamo con loro e più vicini possibile, più partecipi, più complici possibile. Grazie.